Presentata presso la cittadella regionale a Catanzaro, Spirito Mediterraneo, la prima rassegna regionale sul mondo degli amari, dei distillati e degli spirits che si terrà a Foscaldo i prossimi 28 e 29 giugno. 23 aziende hanno già aderito con importanti ulteriori inserimenti ed ospiti straordinari. La rassegna molto importante, la prima rassegna che riguarda gli amari, i distillati e gli spirits eh, che sono comuni a tutti i paesi del Mediterraneo. La Calabria a pieno titolo è un paese che si affaccia sul Mediterraneo, che ha delle eccellenze che devono essere valorizzate e devono essere portate all'attenzione dell'opinione pubblica a 360 gradi. Fuscaldo ha l'onore di ospitare questa vetrina, quindi, che sarà una vetrina per noi come territorio e per i nostri prodotti, soprattutto per le nostre eccellenze. L'evento è organizzato dal Comune di Fuscaldo, dall'Associazione Volare e Le Meraviglie del Borgo, con il supporto importante della regione Calabria di Arsac, della Proloco, dell'Umbri, dell'Università. Mediterranea del fatto in Calabria di terre da mare del CSV di Cosenza. La Calabria è terra di primati nel settore degli amari perché Oltre il 50% del mercato nazionale degli amari è detenuto dalla Calabria grazie ad un'azienda calabrese in particolare, l'azienda CAFO, quella della mano del capo per intenderci, che ha anche ispirato tantissime altre aziende che hanno seguito questo grande esempio e che quindi costituiscono una fetta importante del mercato nazionale. Ed è chiaro che tutto questo settore, che è un settore che peraltro si collega anche al settore primario, al settore agricolo, quello delle erbe officinali, delle piante officinali, e quindi alla nostra biodiversità va valorizzato e viene valorizzato da questa iniziativa interessante del Comune di Fuscaldo che è un'iniziativa che spero possa avere seguito e che noi sosteniamo con determinazione. Usciamo dal Viniteli dove c'è stata proprio una, una parte dedicata agli spiriti e soprattutto dove si vede effettivamente quale sia il connubio vincente con la nostra biodiversità insuperabile non solo in Italia ma in tutta Europa. Quindi, insomma, mi auguro che questi incontri, queste attività, queste manifestazioni e queste. E momenti di dialogo servano a far capire che abbiamo tante strade da percorrere. Una è questa, abbiamo degli esempi lungimiranti in Calabria, partendo da quello possiamo creare una giusta diversificazione anche per tante altre aziende.